Raga, continuate la canzone. Fammi a sparire come cenere. E ora però si parte con musica un po' più seria. A questo qui, frate. Continua la canzone, continua la canzone. Continua la canzone, canta la canzone. No, sta scappando, è scappato. Mangiare di sì. Bella, eh? Abbiamo appena tamponato la macchina dietro, raga, non ci posso credere. Fratello, non riesco a capire se... Cioè, a me sembra a posto, bro. Niente, raga, non ho registrato, ma abbiamo appena preso la macchina dietro. Cioè, sentito proprio... Boom. Avete preso la macchina? Sì, e l'abbiamo presa. Vai via, vai via, esatto. Stanno guardando tutti male. Ti dico solo che ci stanno guardando tutti, tutti i tipi, tutti i tipi. Sara, 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 ferma. Cosa fai per permetterti questa bellissima Ferrari? No! Grande, link in bio. Sto scherzando. Anche questa non è niente male, c'è da dire. Ma anche oh, si può anche abbassare il volante. Figata. Pure il tettino panoramico. Oh, raga, andiamo ad affittarci anche la lampada. Ma sì, fra, la compriamo senza problemi. Vai, 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 vai. Dopo, ragazzi, la proviamo. Seguiamo la c***o di Ferrari. Ce l'avete due. Sarà impanicatissima. Che prima c'era la guardia di finanza. Ma dove? Qui, fra. Bro, ma quanto costa questa macchina qui, questa qua? Siamo sui 90.000 euro. Vabbè, dai, 90.000. Frate, ma domani la compra allora. Basta che lo dicevi prima. Porco due. Questa fa una bella accelerazione. Oh, porco due. Porco due. Tira di brutto, sì. Guarda tutta la gente che guarda, tutta la gente che guarda. Guarda questa che fa la foto. Guarda questa che fa la foto. No, Cristo. A me mi ha fatto. A me, ma no, a me mi fa ridere la faccia di Sara fra ogni volta. È ferma, bloccata. La partenza è un po' così, eh. Guarda questi, guarda questi, guarda questi, guarda questi. La Ferrari comunque attira di brutto. La Ferrari raga attira un macello. Esatto, il problema è che la Ferrari attira solo maschi. Uno, due. Cioè lui passa qui proprio perché la gente lo deve vedere. Oh raga, adesso vediamo. Vediamo solo le persone fuori cosa fanno. Un cazzo, sono tutti fermi che non guardano neanche. Accelera, accelera, ti dice. Dai, accelera, cazzo. Accelera, bro. Guarda la gente che fa i video. Vai, vai, vai. Si fermano questi giri qua. Però sì. Guarda, 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 tutti che guardano, tutti che guardano. Assurdo, assurdo. Assurdo questo. È godurioso premere il gas in fondo se sta. È una soddisfazione. Dico solo che Caplo preme sempre. Quando facevo i 110 alla strada. Anche Caplo preme il gas al massimo, preme che siamo i 120. Guarda questo come si è girato. Porca bro. Questa era quella non avvisata. Sì, esatto. Oh, le prime tipe. Le prime tipe, sì. Sono persone che hanno mollato i ragazzi. E le hanno fatto solamente per Zerbi. Ah, questa sì, spacca, anche guarda questa sommarino. Si spacca. Vai, 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 vai. Voi siete le seconde tipe di guarda, 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 guarda. Oh, oh. Che succede? Che ciao, succede? Tipo sinistra, gli ha dato il numero, gli ha dato il numero, non ci credo. Gli ha dato il numero. No, gli ha dato il numero. Non ci credo, gli ha dato il numero. Sara, ragazzi, se volete rimorchiare mia sorella, anche voi prendete una Ferrari. Non sono tutte così, ve lo dico io. Non sono tutte così? Ve lo dico io, sì. Tipo, ho mandato un fanculo. A me fa ridere. A me questo fa ridere. Ma tu pensa solo se tamponiamo la Ferrari. Però adesso siamo entrati in modalità cosa, proprio. Siamo in modalità Luca. Fra, mi ricorda lontanamente la tua macchina. Che poi non mi ricordo quando mio padre gliel'ha prestata. Cos'è che sta facendo? Non capisco. Praticamente perché non puoi, fra, non puoi per non grattare la prendi di lato, così ti alzi prima con la gomma e non gratti il muso. Aspetta, 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 preparati, preparati, preparati. Vai, pronti, siamo su. Vai, vai. Ok, cazzo. Okay. Dopo poi voglio vedere la differenza con la Ferrari, cioè quanto letteralmente cambia questa cosa. Madonna mia. Raga, abbiamo questo dritto davanti. Vai. Vai. Sarà disperata. È arrivato il momento. Ma la tipa di prima mi ha dato il numero. E stasera si chiama.
Mi dissocio. Se sei su un appunto è catcalling. Se sei su Ferrari è solamente un bel apprezzamento. Intanto ragazzi ve la faccio vedere un attimo dentro. Tanto una volta in un video già l'avevo fatto vedere, però guardate raga che figata dentro. Cioè guardate che roba. Più che altro è un po' scomoda, nel senso che il sedile è strabasso. Esatto, che poi tra l'altro frate è bassissimo. Cioè uno un minimo alto. No bro, ma uno un minimo alto non vede bene qui. No, e questa l'ho ripresa, incredibile. Il proprietario di una Ferrari si fa sculacciare così. Oh, frate, ma com'è possibile che mi sembra di essere sul bidet? Ti sì, giuro, bro, bidet. Ti giuro, bro, ma sono bassissimo. Porco. Il rombo già è carino, il rombo è molto carino. Avevo l'idea di mettere il telefono qui, ma tanto sapevo che mi sarebbe caduto, quindi... Ehi, ciao, scusa, cosa fai per permettere questa macchina? Faccio video su YouTube e... spacco. Però ti giuro, ma tu come, cioè se uno è un po' più alto qua non ci vede, fra. Puttana Eva, frate, ma che cazzo, ma questa spinge 100 volte più dell'altra, bro. No, frate, ti giuro, ma questa è assurda, fra. No, dopo voglio rivedere la mia faccia, bro. Assurda questa, ma che cazzo. Raga, ovviamente è una strada privata, eh. Ma questa è assurda, fra. Ma è assurdissimo questa. Cioè, raga, quella di prima in confronto non è veramente nulla. Frate, ma è assurda. È assurda. Sai cosa dobbiamo? Proviamo a fare una gara con quell'altra. 3, 2, 1, vai. Alzato, no, frate, ho alzato il telefono, bro, mi stavo volando via, mi sono cagato addosso, frate, ho un vuoto assurdo, mi stiamo chiesto sulle montagne russe dove sta andando, bro. Porco due, frate, il vuoto di brutto, però ma te non senti il vuoto un sacco, fra, io lo sento tantissimo. Da fidarsi da una macchina così a Sara? Affidarsi a dare? Una macchina così a Sara? Eh beh, ci si prova, bro. Dai, magari non fa una cosa come questa, magari fa 5 metri, però almeno lo fa. Frate, ok, ti dico solo bomba. Che senti proprio il vuoto, fra. Sì. Tantissimo. Lo no, senti raga, tantissimo. Voglio provare. Adesso ti faccio provare. Buona fortuna, io ti dico, frate, ti senti proprio il vuoto tantissimo, sì. Qua, bro. Tantissimo. Ogni volta che si maneggiano questa macchina, ragazzi, appena fai un graffio, 7.000 euro. Cristo! Oh! Oh! Porca tra. No, frate, la farà. Neil aveva una faccia tipo oddio sto morendo. Poi cazzo si sente proprio puzza di bruciato, bro. Sono capito? Gomme, sono le gomme, raga, si sente proprio puzza di bruciato. Ragazzi, non siete, anzi non fatelo mai. Questa cosa non fatela mai. Lui è un esperto e un professionista. O no? Se è esperto e professionista, fra, dillo. Ragazzi, voi non fatelo. Voi fidatevi, non fatelo. Altra gara adesso però dalla visuale dell'RS3, quindi vediamo un po'. Ti spacco il culo. Ti spacco il culo. Ci siamo. Non sono partiti loro, raga. Sono ancora lì indietro. Non sono partiti. Si è rotta la macchina. Non ho capito perché non sono partiti, bro. No, raga. Oh, cazzo. Oh, li abbiamo superati, frate. Li stiamo distruggendo. No, porca. Cioè raga, va troppo più forte. Io l'ho provata entrambi. Va veramente troppo più forte quella. Quella lì proprio ti viene. Cioè hai veramente il vuoto sulla pancia, Sara. Mi raccomando, registrati. Preparati. Bro, falla scannare. Allora ragazzi, sono belle macchine. Però questa qua soprattutto, se non la si sa fare, è veramente pericoloso. È veramente pericoloso. 120 cavalli solo posteriori, quando questa ne ha 4. Ah, Sara, come va? Traumatizzato, mai più. Come va? Mai più. Comunque ringraziamo i ragazzi di Test Drive Yesol. Se anche voi volete affittare queste macchine, hanno un sacco di offerte convenienti dove ve la fanno anche provare. Quindi Test Drive Yesol, cercatelo. Comunque ci sarà il link in descrizione. Ed è arrivato il momento, adesso Sara la guiderà lei. Ovviamente lo facciamo con l'RS3 perché con la Ferrari è too much. Che succede? Che succede? Tocca il freno, qual è questo? In che senso? C'è un acceleratore. C'è una domanda. E ha schiacciato l'acceleratore? No, è andata giusta però. Qual è il freno, Sara? Destra o sinistra? Ma se non schiaccio adesso non schiaccialo. No, non succede niente. Non schiacciarlo di botto forte, sennò inchiodate. Nico ha un'ansia. Oh, okay. Oh, gira Sara, gira. Brava Sara, oh,
Assurdo! Brava Sara! Non pensavo! Non pensavo! Una 14 anni che guida una macchina da 100k! Dio! Oddio! No Sara, no! Sara no! Dove va? Ok, ok. Ora vada, eh. Oh. Cosa che guida una Universitaria da 100k? Dai! Oh, non togliere le mani dal volante così! Tranquilli, aperta! Sara, tieni premuto l'acceleratore al massimo! No! 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 Grande! Grande! Oh, freno piano! No! È inchiodato, lo sapevo. Sta guidando Nico che è però sull'altro posto. Sta facendo... Oh, io non mi metto davanti, Cristo Dio. Oh, assurdo. Brava Sara. Oh, ormai sei un pilota. 14 anni, guido una macchina da 100k. Io non ho ancora la patente. Chiaramente siamo su una strada privata, non siamo su una strada pubblica, quindi non stiamo infrangendo nessuna legge. Nico, ma sei veramente sicuro di continuare a farla guidare? Io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina.